e ha annunciato il suo ritiro dalla politica, diciamo, dalla politica attiva. Buonasera Giuliano Amato. Buonasera, benvenuto e grazie di avermi, reso più giovane di un mese, perché in realtà li ho compiuti a maggio. I dannati 70 anni. Allora l'abbiamo ringiovanita di un mese. Senta, ma un anno fa per l'appunto lei disse che si faceva da parte per lasciare e dare spazio ai giovani. Sono arrivati questi giovani? Beh, i giovani sono sicuramente arrivati e bisogna dar loro il tempo di arrivare e di crescere. Io dico la verità, sono contrario al giovanilismo per il giovanilismo, però sono assolutamente convinto che quando si arriva alla mia età in un paese che ha una mobilità anche generazionale adatta al nostro tempo, io servo a dare consigli agli altri, non a prendere le decisioni che toccano i più giovani. Presidente, non pensa che nel centrodestra ci sia stato più rinnovamento del centrosinistra, almeno a giudicare dalla lista dei ministri in cui figurano persone nuove al primo incarico, più giovani? Tante donne. Sì, appunto, c'è di sicuro un rinnovamento, perché il centrodestra per una serie di ragioni ha pescato al di fuori della cerchia della politica più di quanto abbia fatto sinora il centrosinistra, e in particolare il Partito Democratico, che già aveva il problema di pescare in più partiti, quelli che erano i partiti che gli hanno dato i natali. Naturalmente, appunto, anche qui vale il principio: è bene rinnovare, ma non priviamoci del giudizio di merito anche sui rinnovati. Senta, Presidente Amato, un attimo questa questione delle donne, perché in realtà non sono tante nel governo, ma non erano tante neanche nei governi precedenti di centrosinistra, e sono tante giovani invece in Parlamento, anche nelle liste per le elezioni europee. Perché invece il centro-sinistra, che dovrebbe per definizione, diciamo, favorire le donne e anche la carriera femminile, fa così poco? No, insomma, non so se sono d'accordo con lei su questo. Lei ha detto invece, come ora non ho i dati sotto mano, ma il numero delle donne è inferiore a quello che sarebbe necessario comunque in politica, ed è impressionante come in politica il rapporto maschio-femmina sia sproporzionatamente a favore del maschio, ben più che in altri settori della nostra società. Ma non vedo il Partito Democratico più dietro di altri in questa classifica, vedo la politica più dietro di altri settori. Perché succede questo? Io sono convinto che qui valgono due cose. Fondamentalmente perché c'è un meccanismo di cooptazione maschile in genere come modo di selezione del personale, che come tale è brutalmente maschilista, e quindi io ero favorevole alle quote in politica, quote che in genere odio, perché se c'è un collo di bottiglia bloccato si usa anche la dinamite per far saltare il collo di bottiglia. No, finalmente qualcuno, appunto, che dice una cosa saggia. Poi, e poi se ne farà a meno. La seconda ragione, che è importante, è che i tempi della politica sono essi stessi molto maschilisti, e quando è l'ora dell'allattamento è sempre lei, non è mai lui che si muove. E la donna qui, come anche nelle carriere private, ma soprattutto qui, perde le ore notturne in cui si prendono le decisioni che contano. Questo è spaventosamente, la politica agisce di notte, spaventosamente maschile. Comunque, insomma, le quote erano state, c'era stato un tentativo, no, che poi è fallito trasversalmente, è stata bocciata la proposta, sì. La ministra Prestigiacomo, insomma, ha pianto qualche lacrima amara.